Al Valle Anzuca di Francavilla, per la 30ª giornata di Serie D, va in scena la sfida che pone obiettivi diversi tra la formazione di casa e la Jesina. I giallorossi cercano la vittoria per salire sull'ultimo treno possibile che potrebbe significare playoff. D'altro canto, i biancorossi marchigiani cercano punti importanti per tirarsi fuori dalla zona play-out. Iervese presenta la formazione tipo con Dzeko che torna al centro della difesa dopo la squalifica che gli aveva fatto saltare la gara di Matelica. In attacco Palumbo a rifinire per Banegas e Fofana. Nelle ultime ore si ferma per un ematoma al polpaccio il bulgaro Aleksić. Di Donato, con il solito 4-1-4-1, affida il gioco in mezzo al campo al capitano Carotti, in attacco l'unica punta Trudo. Fischia il signor Baronte di Pistoia. La prima occasione della gara è per la squadra del presidente Candeloro. Punizione al secondo minuto, dalla sinistra calcia Palumbo. Sulla traiettoria Trudo respinge di testa con la sfera che vaga pericolosamente davanti la porta di Tavoni, ma la difesa ospite riesce a spazzare. Al sesto risponde la Jesina. Trudo approfitta di uno svarione difensivo di Dzeko e si invola solitario verso la porta, ma è bravo Forgione a non farsi saltare e sventare. Nell'occasione protesta di tutta la squadra marchigiana per un possibile intervento falloso sul Trudo del portiere di casa. Il Francavilla sembra contratta in questi primi minuti di gioco, così la Jesina ci prova ancora con Trudo, ma il suo diagonale è largo. Al 17esimo si fa vedere di nuovo il Villa, ancora su punizione con Palumbo, il suo destro però è deviato in angolo da Tavoni. Continua il momento buono del Francavilla, che al 20esimo ha l'occasione per passare in vantaggio. E bravo Palumbo a trovare Banegas al centro dell'area, ma il tiro del giocatore argentino è deviato in angolo da un intervento alla disperata del capitano Carotti. Tegola al 25esimo per Mister Iervese, che perde ancora una volta per infortunio l'ex lanciano Fofana, da valutare nei prossimi giorni l'entità del problema al suo posto Paravati. Il Villa non si perde d'animo e si proietta ancora in avanti alla ricerca del gol. Al 32esimo, ancora Palumbo, il più attivo dei suoi, ci prova dalla distanza, ma il suo tiro non impensierisce Tavoni. Il classe 2000 Paravati entra bene in campo e al 39esimo è lui a deviare di testa una punizione di Palumbo, ma la sfera arriva debole tra le braccia di Tavoni. Al 42esimo torna a farsi vedere la Jesina, contropiede sulla destra di Cameruccio, ma al suo cross arriva in ritardo il numero 11 Parasecoli. Nel primo dei 2 minuti di recupero della prima frazione di gioco è ancora il Francavilla a sfiorare la rete, ancora con Palumbo, ma la sua conclusione è ancora imprecisa. Il secondo tempo riparte con il Villa tutto proteso in avanti. Al terzo minuto, dalla sinistra traversione di Baba, raccoglie in aria Paravati, ma il suo colpo di testa finisce fuori. 2 minuti più tardi e Baba a mettere fuori in precario equilibrio sul cross di Fiore. Al 13esimo sfiora ancora il gol il Francavilla. Ottimo il cross di Banegas per Paravati, il suo sinistro a volo e respinto con un ottimo intervento in tuffo da Tavoni. La squadra di Candeloro preme e dal 21esimo arriva al gol. È splendida la punizione battuta da Palumbo che di destro disegna una parabola imprendibile per il più bravo Tavoni con la sfera che finisce in fondo alla rete per l'1-0. Alla mezz'ora esatta si rivede la Jesina con Gremizzi, ma la sua punizione si spegne alta sulla traversa. Il Francavilla si rilassa un po' e la Jesina continua a premere sull'acceleratore alla ricerca del gol del pareggio. E dal 34esimo è Cameruccio che ci prova, ma il suo tiro a giro è lontano dai pali difesi da Fargione. Nel recupero la squadra di Di Donato rimane in 10 uomini per l'espulsione di Giorni per doppia ammonizione su fallo commesso su Procida. Sulla seguente punizione Palumbo sfiora l'incrocio dei pali con un tiro a giro. Dopo 6 minuti di recupero finisce la partita con una vittoria importante per i giallorossi di Iervese che tornano a vincere tra le mura amiche e mantengono accese le speranze di agganciare i playoff. Notte fonda per la Jesina che esce tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi. Abbiamo fatto, devo dire, un'ottima partita e credo che l'abbiamo dominata dal primo minuto, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, però abbiamo fatto un solo gol, facciamo ancora un po' fatica. L'importante era la vittoria perché volevamo assolutamente vincere in casa e cercare di rimanere attaccati alla griglia dei playoff. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché veramente ogni domenica danno l'anima sul campo, giocando veramente bene, secondo me anche oggi hanno fatto una grande prestazione. Domenica abbiamo la Vastese e la andiamo a affrontare come abbiamo fatto tutte le altre partite e sono convinto che faremo un ottimo risultato. E su Fargione sappiamo il valore del ragazzino, diventa importante per un portiere quando prendi un tiro e devi fare la parata. Anche lì è stata una nostra indecisione, un pochettino potevamo gestire meglio, però io devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché, come dicevi tu prima, per quello che è successo al Francavilla quest'anno, penso che difficilmente molte altre squadre riuscivano a rimanere lì attaccati ancora a cercare di lottare per i playoff, perché non è che abbiamo avuto un infortunio, abbiamo avuto veramente diversi infortuni dall'inizio, ma poi infortuni veramente stranissimi. Sappiamo di affrontare una squadra forte, una squadra
che ambisce ad andare ai playoff. Noi abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo delle difficoltà, avevamo avuto l'occasione per andare in vantaggio. La differenza è stata quella che loro sulla punizione l'hanno buttata dentro e noi il primo tempo l'occasione non l'abbiamo buttata. Noi sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine, se arriverà salvezza diretta la raggiungeremo all'ultimo minuto dell'ultima giornata, questo lo sappiamo che è il nostro campionato, altrimenti ci andiamo a giocare play-out. Però noi ci crediamo, abbiamo ancora 4 partite da giocare, domenica abbiamo lo scontro diretto con l'Agnonese e dobbiamo vincere.